Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi delle zone di insediamento umano eh, ancora una volta andremo ad affrontare quelle che sono state le rivelazioni di Richard Day nel 69 nel corso di questa riunione di pediatria a Pittsburgh eh, le solite cose che ripeto in ogni video le ripeto perché ci potrebbe essere magari qualcuno che per la prima volta guarda un mio video no? quindi non sa fondamentalmente di che cosa parlo ma insomma, coloro che mi seguono sempre in ogni video, innanzitutto vi ringrazio. Ringrazio tutti coloro che mi sostengono e tutti coloro che si prendono anche quel secondino della loro vita per condividere e ricondividere i miei video. Per me è molto importante. Prima di cominciare, ci tengo anche a farvi sapere che se vi va mi trovate anche sul secondo canale. Se siete affascinati dal mistero paranormale, ufologia, fantasmi, misteri del mondo e teorie del complotto, bene, venitemi a trovare sul secondo canale. Se vi piacciono i miei video, anche lì diffondeteli, in questo modo potrete aiutare, potete aiutare persone come me a diffondere i propri contenuti e a raggiungere anche altre persone che probabilmente hanno i nostri stessi interessi. Questi saranno gli ultimi due video dedicati a Richard Day e alle sue rivelazioni. Oggi parleremo delle zone di insediamento umano e nel prossimo video parleremo invece della scomparsa dei dissidenti. Ovviamente solita premessa, in versione sarinchiana, tutto quello che vi dico in questo video è una bugia. Non c'è stata alcuna riunione nel 69, nessun Richard Day ha parlato del futuro. Perché eh, ragazzi non bisogna infangare il sistema, noi amiamo, ci teniamo tantissimo a questo sistema e quindi condivido questi video semplicemente in versione sarinchiana per farvi aprire gli occhi, cioè per farvi diffidare da queste balle cosmiche che i sostenitori delle teorie del complotto si divertono a diffondere. Bene, ma che cosa ha detto eh, Richard Day? Lo ripeto, le dichiarazioni di Richard Day sono arrivate a noi grazie a Lawrence Donegan, uno dei pediatri che ha preso parte a questa riunione e che ad un certo punto pochi giorni prima della sua morte ha deciso di parlare. State sintonizzati sul secondo canale perché presto, proprio nella playlist delle teorie del complotto, usciranno tantissimi video in cui vi parlerò dei templari, delle società segrete più importanti e di tanto, tanto altro. Eh? Quindi non mancate, trovate il link giù nella info per venirmi a trovare sul secondo canale oppure nella community, perché ogni volta che pubblico un video sul secondo canale cerco sempre di avvisarvi sulla community di YouTube. Quindi è facilissimo trovarlo, se non lo trovate scrivetemi sotto nei commenti che ve lo allego direttamente il link, ok? Ma partiamo subito. Le abitazioni private diventeranno una cosa del passato. Il costo delle abitazioni diventerà gradualmente così elevato che la maggior parte delle persone non potrà nemmeno permetterselo. Chi possiede già una casa potrà tenerla, ma il passare degli anni col passare degli anni diventerà sempre più difficile per i giovani comprare casa. I giovani andranno sempre più in affitto, specialmente in appartamenti. Sempre più case invendute rimarranno vuote, le persone non riusciranno a comprarle, ma il costo delle abitazioni non scenderà. Voi penserete: beh, la casa è vuota, il prezzo scenderà, le persone compreranno, ma ci dice Lorenz Donegan che Richard Day disse che il prezzo verrà mantenuto alto anche con molte case disponibili, così non entrerà in gioco il mercato libero. Le persone non riusciranno a comprare e saranno costrette sempre di più a vivere in piccoli appartamenti che non potranno ospitare molti figli, no? I micro appartamenti che mh, fanno parte di quelle smart city del futuro, no? O eh, le 15 minute cities, no? Queste città piccole e compatte in cui si può trovare tutto. E ovviamente si parla sempre di queste città come delle città del futuro che cercheranno di aiutare l'ambiente, bla bla bla, le solite pappatine che io non posso veramente più sentire perché mi viene il vomito. Loro fanno tutto per l'ambiente. però se eh, dobbiamo vederla in quest'ottica, se tu vuoi fare veramente del bene all'ambiente, non buttare le cose, diciamo, le schifezzerie varie nei mari e negli oceani o comunque chiudi le industrie che inquinano più di tutte nel mondo, vero? E non che te la prendi sempre con gli umani e che cerchi sempre di addossare la colpa sugli umani quando non siamo di certo noi no? a costruire tutte queste super industrie che inquinano il clima. Perché la colpa è sempre degli umani, cioè di noi umani, perché poi gli altri umani. Eh, diciamo gli ibridi per così dire non sono mai colpevoli di niente ok noi non dobbiamo mangiare carne animale e figuriamoci io non la mangio ma in generale le persone non devono consumare carne animale però poi nelle loro riunioni segretucce loro sono i primi a consumarla quindi la legge dovrebbe essere uguale per tutti ma noi sappiamo ecco possessione dello spirito del cospirazionista che la legge non è uguale per tutti ora andiamo avanti i proprietari di case diventeranno così la minoranza in questo scenario. La maggioranza che vive negli appartamenti non sarà solidale con loro. Allora queste case potranno essere soggette a un aumento delle tasse o ad altre normative deleterie per i proprietari e accettabili per la maggioranza della popolazione. E ancora una volta entra in atto cosa? Il dividi e comanda: divide e ti impera. Solo una massa divisa può essere comandata. Solo una massa che si fa dividere più che altro, più che divisa. La massa, diciamo, che si fa dividere, no? Eh, diciamo che loro, o meglio, la popolazione, cadono sempre in queste prigioni: religione, scienza, eccetera, eccetera, religione, scienza, mondo accademico, eccetera, eccetera, no? Quindi, un po' è la popolazione che cade eh, in queste loro trappole, giusto? Quindi divide e comanda, sono loro a dividere e comandare la popolazione e la popolazione glielo permette. Ora infine alla gente sarà assegnato il luogo in cui vivere, attenzione, alla gente sarà assegnato il luogo in cui vivere e sarà abitudine comune vivere con persone esterne alla propria famiglia. Tutto sarà sotto il controllo di un'autorità centrale per le abitazioni. E tenetelo a mente, qui scrive quando vi chiedono quante camere da letto ci sono nella tua casa, quanti bagni, hai una sala per i giochi completa, sono informazioni personali e di nessun interesse per il governo, eh, in base alla nostra Costituzione vigente. Qui ovviamente il tutto è riferito agli Stati Uniti, ma vi verranno chieste, ma vi verranno chieste informazioni del genere, quindi decidete voi come volete a rispondere. Ora, io voglio dire che tutto questo sta già accadendo: il fatto che qui è scritto che le persone verranno assegnate a eh, no, delle abitazioni ci fa riflettere che probabilmente in futuro potrebbe accadere un qualcosa che spingerà tra virgolette questo inesistente governo mondiale a spingere sempre più le popolazioni ad andare no, a vivere magari in queste città smart in cui avranno tutto quello di cui eh, insomma hanno bisogno inclusi i servizietti tipo di eh, gestione vocale no quindi questi, tutti questi apparecchini super tecnologici che poi fondamentalmente eh, diciamo vi aiutano ad organizzare la loro vita la loro vita la vostra vita anche se per quanto mi riguarda gli umani non hanno bisogno di questo perché veramente è diventato pesante, come dicevo anche in video precedenti, scrivere la lista della spesa oppure accendere la televisione e tutto questo è, mm, è ridicolo, no? Quindi. Ci parlano di un futuro non proprio roseo e potrebbe anche accadere che in alcune zone del mondo eh, accadranno delle cose, qui vi parlo proprio di eventi catastrofici, che spingeranno in questo modo le popolazioni o comunque no, le persone ad abbandonare determinate nazioni o determinati luoghi nel mondo. Quindi la popolazione verrà appunto messa in queste smart city o come le volete chiamare, in cui verranno controllate H24 nelle loro case, un po' come avveniva nel 1984. Vi ho detto Winston Smith non era nemmeno libero di scrivere sul proprio diario perché doveva nascondersi da cosa dal teleschermo che lo monitorava in tutto quello che faceva, ok? Come in tutte le case no? erano presenti i teleschermi, ma dei teleschermi vi ho parlato nel video precedente. Quella che esista, quella che si prospetta è sempre più una realtà a sfondo orwelliano, è inutile negarlo, dittatoriale, totalitarismo per gradi, è tutto così palese in questo mondo, um, secondo i cospirazionisti ovviamente, non secondo me, perché secondo me questo mondo è idilliaco e purtroppo le cose quando accadono, accadono insomma. Quando si diffondono i mali è perché gli uccellini portano i mali, quando si diffondono Diciamo i conflitti è perché non c'è nessuna alleanza dietro le quinte, no, è perché semplicemente avvengono i conflitti a causa di incomprensioni, è questo, no, non ci mettiamo nel calderone l'industria delle armi e tanto, tanto altro schifo, no, i conflitti semplicemente si diffondono ragazzi, quindi voi che cosa ne pensate di queste dichiarazioni, del fatto che le persone verranno portate a vivere in queste zone in cui verranno continuamente controllate? Fate attenzione perché sta già accadendo, perché il controllo è sempre più lampante attraverso questi mezzucci tecnologici che loro appunto si ostinano ad integrare e trovano ogni scusa per poterne integrare sempre più. Fatemi sapere quello che pensate, io per il momento vi saluto, vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima, ma anche sul prossimo canale. Rimanete sintonizzati, non ve ne pentirete.